Parliamo oggi di tendenze e di trend per la primavera estate 2021. Avevo già dedicato un video ai trend, a 5 trend che secondo me vedremo tantissimo nei prossimi mesi, ma voglio parlare di altri 6 trend in questo caso, che comunque, anche se forse un pochino più banali rispetto ai 5 che avevo proposto, ti invito comunque ad andare a guardare quel video perché secondo me sono dei trend che soprattutto per le più giovani possono funzionare tantissimo. Sono intriganti allo stesso modo, ma molto più portabili, molto più facili, declinabili nel proprio armadio, anzi quasi sicuramente ce li avremo già. Ovviamente ci sono tantissime altre tendenze che non sto qua a mostrarti o a farti vedere, semplicemente perché appunto sono sempre quelle, floreale, le trasparenze, la pelle, sono delle tendenze che ormai ci sono e ci saranno sempre, gli stilisti le propongono e lo ripropongono, alcuni anni in maniera più forte, alcuni anni in maniera meno forte, ma saranno sempre di moda. Un abito floreale in primavera sarà sempre presente. Quindi, a parte questi grandissimi e giganti trend che appunto sappi che ci sono, oggi ne andiamo a vedere altri 6 che allo stesso modo, quando li sentirai, dirai: ah, ok, questo l'ho già sentito. Può essere interessante rispolverarli e appunto vedere come invece quest'anno ci sono stati proposti in passerella e come li troveremo poi nel fast fashion. Nel caso non mi conoscessi, comunque io sono Sara, sono una fashion stylist e una consulente d'immagine. Benvenuta in questo video e benvenuta in questo canale se è la prima volta che mi vedi. Adesso iniziamo con la primissima tendenza, che forse è quella un pochino più diversa ed è una tendenza, diciamo, che nasce dall'anno che abbiamo passato e che abbiamo vissuto. Ovvero si tratta dell'indossare capi look basic ma con un twist. Quest'anno infatti abbiamo visto proprio come i capi basic siano stati una rivoluzione, ci siamo resi conto di quanto siano importanti nel nostro guardaroba, quanto sia importante avere i giusti capi per andare a creare più look possibili. Quindi molti stilisti in passerella cosa ci hanno proposto? Ci hanno proposto la classica capsule collection, ovvero avere nel proprio guardaroba magari quei 12 capi con cui sappiamo che possiamo andare a fare 30 e passa look. Quindi quei capi versatili che possiamo portare in qualsiasi ora del giorno e per qualsiasi occasione, quindi andandoli a declinare a seconda dei nostri impegni, averli nel nostro guardaroba, ma con un twist quest'anno, ci dicono gli stilisti. Quindi va bene avere il jeans, va bene avere il trench, va bene avere il blazer preso anche magari vintage dal guardaroba della mamma, della nonna. Ma è molto importante che questi pezzi basic non siano noiosi. Quindi, se abbiamo un trench o se dobbiamo andare a comprare un trench al contrario, non comprarlo semplice, un classico trench beige con maniche dritte, ma piuttosto compra un trench con una manica a palloncino. Devi comprare una camicia? Va bene la classica camicia con il classico taglio, quello che ti sta meglio, il classico fit, il fit che ti piace di più, però non prenderla bianca o non prenderla a righe bianca e blu. Prendila rosa, prendila viola, prendi il colore che più ti piace, come vediamo da Valentino. Quindi un look semplicissimo ma reso protagonista indimenticabile grazie al colore della camicia. Quindi sicuramente ciò non ci dice che i pezzi basic che abbiamo nel nostro guardaroba non vanno bene perché non hanno quel twist in più, però il twist glielo possiamo dare noi attraverso gli abbinamenti, e se invece dobbiamo andare ad investire su un capo basic, proviamo a comprarlo con un twist in più, però coscienti del fatto che comunque quel capo lo possiamo indossare il più delle volte, nel senso che se scegliamo per esempio un trench con una manica a palloncino, dobbiamo ricordarci che a lungo andare magari quella manica a palloncino può non piacerci, mentre un classico trench è senza tempo, è timeless. Quindi dobbiamo un po' valutare cosa è più adatto a noi. Però sicuramente quello che ci dice la moda quest'anno è: va bene pezzi basic, va bene che veniamo da una situazione dove questi hanno
fatto parte della nostra vita quotidianamente, però adesso cerchiamo di comprarli in una maniera un pochino più divertente. Seconda tendenza molto forte, e anche questa appunto l'abbiamo vista, rivista e stravista, è il denim. È uno di quegli evergreen, non ci saranno mai collezioni senza denim. Quest'anno però abbiamo visto stilisti come Victoria Beckham, per esempio, che invece era forse l'unica stilista a non aver mai proposto il denim e soprattutto mai un jeans, che quest'anno invece ce l'ha inserito nella sua collezione. Questo cosa ci fa capire? Che il denim sarà veramente super super di tendenza e di moda. La particolarità, se così vogliamo dire, è che è stato declinato su tutte le categorie, quindi che siano pantaloni, che siano vestiti, che siano camicie, che siano salopette, che siano gonne, o qualunque sia il capo, qualunque sia il pezzo, il denim c'è, è presente. Però se proprio dobbiamo dirla tutta, sicuramente il modello, il capo che è stato più visto è il jeans, che si sposta drasticamente da una silhouette slim, da un fit slim, a un fit molto più slouchy, un fit molto più morbido, qualcosa insomma che ci ricordi un po' la comodità, che ci faccia rivivere la comodità che abbiamo passato nelle nostre tute per stare in casa, ce la faccia rivivere anche attraverso un pantalone denim. Quindi sicuramente, se dobbiamo dirla tutta, il jeans in denim fit slouchy sarà quello che vedremo di più. Terza tendenza che mi piace molto è il monocromo, monocromo o abbinamento bianco e nero. Il bianco e il nero non stanno bene a tutti, o meglio, il bianco sta bene a tutti, però bisogna trovare la propria gradazione di bianco, e il nero invece può non stare bene, quindi non sono dei colori facilissimi, e soprattutto l'accostamento bianco e nero sta bene a chi ha i contrasti molto elevati. In generale il monocromo ha spopolato, e soprattutto il monocromo bianco, quindi outfit total white con appunto magari l'accessorio nero piuttosto che dei dettagli neri. Io li trovo di un'eleganza strepitosa, sono molto belli gli outfit in monocromo. E sicuramente il bianco e il nero è un abbinamento molto importante che ci riporta a Coco Chanel, ci riporta a quella moda. Il monocromo ci permette anche di utilizzare accessori importanti, sicuramente farà risaltare per esempio le nostre collane piuttosto che accessori come le cinture, quindi è interessante anche sfruttarlo sotto quel punto di vista. Uno dei look che probabilmente in passerella ha fatto il boom è stato questo look di Prada, quindi total white con slingback nera. Lo trovo molto bello come ispirazione, o comunque ci fa capire verso che direzione andremo. Tantissimi gli outfit ovviamente alla sfilata di Chanel, che siano bianco e nero insieme, che sia uno spezzato. Le idee sono molte sugli abbinamenti, ma diciamo che è uno di quegli abbinamenti classici che non passa veramente mai di moda. Quarto trend che abbiamo visto davvero forte è la maglieria. Anche questa ce la portiamo dietro ormai da diverse stagioni, non sorprende più. Diciamo che c'è stato forse un po' il rilancio negli ultimi 2 anni della maglieria. Abbiamo visto tantissimo bralette con cardigan abbinato. Quest'anno, per questa stagione, viene seguita un po' questa scelta, quindi i motivi a costine, trecce, crochet, sia su mini abiti piuttosto che maglioni. Ciò che accomuna tutti questi capi, che spesso sono anche decorati, come ad esempio da Alberta Ferretti, li abbiamo visto con perline, paillette, anche quindi impreziositi e fatti più per delle occasioni serali, pensa spiaggia, sogniamo un pochino. E ciò che accomuna sicuramente tutti questi capi e tutte queste proposte sono state le tinte, quindi color pastello che hanno dominato, così come i toni molto vitaminici, forti e brillanti. Quinta tendenza, torniamo con un grande classico che ormai veramente, cioè questo per chi è ne amante, per chi è investito in questa tendenza,
tre anni fa può continuare, nel senso che va benissimo. Sono le maniche a palloncino o a sbuffo, come vogliamo, che veramente ormai non ce le togliamo più, cioè le troviamo dappertutto, che siano vestiti, che siano camicette, che siano giacche, che siano trench, davvero qualsiasi cosa che possa avere delle maniche ce le ha a palloncino. Senza stagione, senza limite, anche per questa primavera estate ci saranno. Te l'ho inserita perché non la reputo una tendenza banale, nel senso che secondo me può essere interessante e secondo me è uno di quei trend che va a dare quel twist in più all'outfit. Cioè è molto diverso avere una camicia con manica dritta e averla con manica a palloncino. Cioè la manica a palloncino ti va subito a rendere il look più intrigante o comunque a dargli quella nota, quell'attenzione in più rispetto a una manica liscia. Quindi può essere molto usato come dettaglio, come un qualcosa che ti va a rendere più elevato il tuo look. Sesta e ultima tendenza, parliamo del gilet e degli smanicati, anche questi di moda moltissimo la scorsa primavera estate. Personalmente ne avevo comprati due, quest'anno ritornano molto forti con prepotenza, presi appunto e rubati dall'armadio maschile, quindi un po' a seguito del tailleur, di come sia stato proposto e riproposto anche quest'anno, grandissima tendenza, tailleur fluido piuttosto che sagomato, quindi anche qua il tailleur c'è, sappilo. I fit sono diversi e davvero per tutti i gusti, perché c'è sia oversize, sia invece fatto più su misura, sia attillato, sia da portare da solo, che sopra le camicie, che è aperto, che è chiuso. Quindi possiamo scegliere quello che ci piace di più anche in base a quelle che sono le nostre esigenze o quello che è il nostro stile di vita. Molto bello anche scegliere un gilet che si può portare sia aperto che chiuso, per esempio, in modo da renderlo il più versatile possibile. Quindi sappi che anche per questa primavera estate il gilet c'è, secondo me è proprio uno di quei capi perfetti, perché ti può permettere di creare dei look davvero molto da giorno, ma anche da sera. Avere per esempio un gilet bianco, lo puoi sia abbinare con un paio di jeans, ma lo puoi andare ad abbinare anche con quella gonna di paillette, piuttosto che con un paio di jeans, ma un paio di tacchi, che ti rende tutto subito da sera. Quindi è un capo molto versatile da tenere a mente. Questi quindi i 6 trend per me più forti, insieme agli altri 5 di questa primavera estate, o comunque quelli più interessanti, più intriganti. Spero che questo video ti sia piaciuto. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi, se c'è qualche trend che ti piace particolarmente, se invece ancora non hai trovato il tuo trend o non segui le tendenze. Sappiamo che comunque non è obbligatorio seguirle, anzi, spesso le seguiamo anche involontariamente, proprio perché la moda si ripete, quindi non è poi così difficile avere qualcosa di tendenza nel proprio guardaroba, anzi direi che ad oggi è molto semplice, molto facile e anche molto involontario. Io ti ringrazio per aver guardato questo video, ti ricordo di lasciare un like e di iscriverti al canale, e noi ci vediamo al prossimo.